3 febbraio, San Biagio, vescovo e martire. Siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. San Biagio si sa poco e niente. Sa che fu martirizzato nel 316, stranamente dopo la pace costantiniana. Ma siccome in Occidente c'era già questa pace, la Chiesa era libera di esprimersi, mentre in Oriente c'è un altro imperatore, Licinio, questo contrasto fu barbaramente divizzato e ucciso. Nell'VIII secolo gli armeni presero il loro corpo e lo portarono a Maratea, di cui è patrono. Il patrono in diversi paesi, noi in Sicilia abbiamo San Biagio, in Platani, di Agrigento, provincia di Agrigento, e serve per le famose due candele incrociate per guarire con sua benedizione il mal di gola. Per aver estratto una lisca di pesce da un bambino che l'aveva ingoiato. La formula è bella, per intercessione di San Biagio, vescovo e martire, il Signore ti conceda di guarirti dal mal di gola e da tutti gli altri mali, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A proposito del martirio, leggiamo il Vangelo di San Marco, il martirio di San Giovanni Battista. Il capitolo 6, versetti 14 e 29. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, a sentirne parlare, diceva: ma quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto? No. Proprio Erode infatti aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo come giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. Lo giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, forse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso, subito, su un vassoio, la testa di Giovanni Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto, e subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre.
diceva di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. La Chiesa ci fa meditare in questi giorni il Vangelo di San Marco. Dopo aver dato le istruzioni ai discepoli, agli apostoli e poi ai 72 discepoli che andavano, ungevano con l'olio gli infermi e guarivano, queste guarigioni aumentavano la fama di Gesù. E tutti si domandavano se non fosse Giovanni Battista il risorto. Risorto Giovanni Battista, quindi. Erode dice, ma io l'ho fatto uccidere. E San Marco prende l'occasione, lo spunto, per narrare come è stato ucciso San Giovanni Battista in una maniera così banale, così sciocca, così stupida, eppure così crudele, che non si può immaginare come si possa fare così. Per il capriccio di una donna e per la danza fatta bene dalla figliola dell'amante di Erode, non il grande, ma Erode, che fa orrore. Ci sono tanti commenti a questo brano evangelico, ma quello che almeno mi viene alla mente e voglio condividere con voi è che San Giovanni Battista, con questo suo coraggio di dire ai potenti il loro errore, ci vuole coraggio, si rischia la vita, infatti ha rischiato la vita. Con questo suo coraggio ha dimostrato di affrontare la morte pur di dire la verità, pur di proclamare la verità. E quindi Giovanni Battista, con la sua morte, dato che è stato precursore di Gesù nel farlo conoscere, è precursore nella morte. Quindi la morte di Giovanni Battista è figura della morte di Gesù. Sembrerebbe che il motivo è diverso. Il motivo è lo stesso. Cioè, è Gesù che lo dice a Pilato. Io sono venuto per testimoniare la verità. Ecco, la verità. Quando uno dice la verità, che fa male, rischia anche la propria vita. Questo Signore vuole. Vuole da noi che professiamo la verità. Con i fatti principalmente, ma anche con le parole. Come è stato coraggioso Giovanni Battista contro i potenti, così è stato coraggioso Gesù contro il potere religioso di quei tempi. E coraggioso dinanzi alla potenza di Roma, che come maestra del diritto non trovava nessuna colpa, perché erano motivi religiosi, a cui Roma non interessava per niente, Roma interessava sottomettere i popoli e tenerli a bada, non altro. Poi che avessero motivi religiosi, motivi di
di conflitto tra di loro, allora non interessava niente. Forse pensavano come pensiamo oggi quando si parla di mafiosi o di ladri o di assassini, ma che succedono tra di loro, ma non è giusto. Quindi la riflessione è questa. Il Signore ci chiama a testimoniare con coraggio la verità. Concludendo che dobbiamo condannare con viva forza il peccato, qualsiasi peccato, e avere compassione dei peccatori. Quindi si condanna il peccato, ma non il peccatore. Gesù è misericordioso. Per questo è morto sulla croce, in maniera innocente, innocentissima, e perdona, scusando anche, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Amen. La verità, si sa, fa male a tutti, ma bisogna dirla per il bene di tutti. C'è un'antica preghiera, trovata in tutte le lingue. Signore, dammi il coraggio di parlare quando si deve parlare. E dammi discernimento quando non si deve parlare. Ma in tutto, dammi la forza di poter dire la verità. Signore, dammi discernimento, dammi forza, dammi coraggio. E soltanto Dio ce lo può dare, come i martiri, come San Giovanni Battista, come Gesù come uomo. Ma era Dio, no? In quel momento come uomo. Impariamo a dire la verità con le parole e con la vita. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca, vi protegga. Il Signore faccia risplendere se voi questa volta vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione a Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ripeto, specialmente per i sofferenti di qualsiasi genere. E per quelli che non vogliono accettare la verità, perché con la nostra testimonianza possiamo dare conforto, sollievo, consolazione e certezza della verità che sta nell'amore di Dio. Per intercessione della Madre dell'Amore, la Vergine Santissima, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Giovanni Battista, tutti i santi e gli angeli, con la capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Pace, bene, viviamo nell'amore di Dio, anche a rischio della